Con Ariel Pisetta, prima di tutto, cerchiamo di commentare una partita dove la palla davvero sembrava non dover entrare con una quantità incredibile di occasioni e di tiri in porta. La partita, diciamo, è stata bella tosta fino alla fine. Abbiamo cercato di creare il massimo possibile, però ci sono queste partite dove il pallone non vuole entrare, dove magari arriva anche un po' di stanchezza, mentalmente non sei così lucido e il tiro acaba che finisce che va fuori. Però l'importante è che abbiamo creato tantissimo e questo secondo me è il merito perché abbiamo portato i 3 punti a casa. Se non ci fosse stato così questa intensità, questa voglia di mettere il pallone dentro, sicuramente il risultato sarebbe diverso. Una vittoria ovviamente importantissima anche per la classifica che a questo punto mantiene al primo posto la Damiani Gatti. Come si guarda al futuro adesso? Eh sì, il campionato è questo che abbiamo visto, no? Non ci sono partite scontate, credo che questa partita ti dà una carica molto importante per proseguire, perché venivamo di un pareggio in casa, un risultato che per noi non era quello che volevamo e il riscatto era importante da subito, quindi questi 3 punti contro una squadra così forte come il Potenza Piceno che è lì sopra nella classifica, per noi è importante. Ora proseguiamo perché ogni partita sono sempre i 3 punti ai quali vogliamo sempre tenere per noi.